il percorso delle ragazze nell'officina della sartoria New Hope è quello di cominciare dalle basi del cucito. 550 progetti del privato sociale, 117 milioni stanziati e oltre 1.500 associazioni coinvolte. Sono i numeri del piano azione e coesione per i giovani del Mezzogiorno, presentato a Palazzo San Giacomo alla presenza, fra gli altri, del ministro del lavoro Giuliano Poletti e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Noi abbiamo chiesto al commissario europeo, e abbiamo il consenso di molti altri paesi, che con noi hanno chiesto il rifinanziamento di Garanzia Giovani. Comunque, indipendentemente da questa scelta che noi sosteniamo, quindi noi chiediamo il rifinanziamento, la nostra scelta è quella di mantenere l'infrastruttura organizzativa di Garanzia Giovani attiva anche se non ci sarà l'intervento europeo, perché noi abbiamo costruito una modalità attraverso la quale i giovani per la prima volta nel nostro paese, quando finiscono gli studi o lo interrompono, hanno un luogo dove andare, hanno una modalità per collegarsi alla rete dei servizi pubblici. Esattamente nella direzione opposta a quella stagione dei prenditori dei fondi perduti, dei contributi a fondo perduto, perché qua sono progetti seri. E poi io voglio dire, sia la finalità che ci ha sempre spinto, cioè quello di andare a individuare progetti che a medio e lungo termine avranno una loro sostenibilità autonoma dal punto di vista economico, però voglio sottolineare anche, visto che ci troviamo a Napoli, e quindi una realtà sicuramente molto difficile ma con grandi potenzialità, che molti di questi progetti vanno in quartieri difficili e delicati. I progetti presentati promuovono l'inclusione sociale e l'interculturalità, la lotta al disagio e alla dispersione scolastica, la valorizzazione di beni pubblici, compresi quelli confiscati alla malavita, il rafforzamento della cittadinanza e della legalità. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che i nostri giovani siano in grado di presentarsi come capaci e competenti, in grado di essere occupati. Quindi questo è, mi pare, un pacchetto importante di azioni che abbiamo, diciamo così, oggi già in campo, quindi non sono idee per il futuro, sono cose che stiamo facendo.